Buongiorno a tutti. Volevo aggiornarvi su una questione fondamentale che da qui a poco la vigilanza RAI, la Commissione di Vigilanza RAI, dovrà andare ad analizzare, ovvero il rinnovo del contratto di servizio. Che cos'è il contratto di servizio? È questo libro ed è l'insieme di articoli che regolano i rapporti tra il Ministero e la RAI. Su questi tavoli arriverà a breve, come dicevo prima, questo contratto e la vigilanza deve esprimere un parere favorevole dopo aver analizzato molto attentamente articolo per articolo. Nel vecchio contratto di servizio, che è ancora attuale ed è scaduto il dicembre scorso ed ora si trova in un regime di prorogatio, ci sono articoli che alla mia lettura, ma non solo alla mia lettura, contraddicono magari articoli in precedenza e quindi si richiede trasparenza, ma poi con l'articolo o il comma successivo questa trasparenza per vari motivi può magari non essere messa in pratica. Quindi noi dobbiamo fare un nuovo contratto di servizio, un contratto di servizio che sia all'insegna della trasparenza totale su ogni atto di gestione della RAI, una trasparenza che metta online tutti quanti gli stipendi e che soprattutto abbia anche un altro punto al suo interno, ovvero quello della contabilità separata, perché noi sappiamo che la RAI raccoglie sia canone che pubblicità, ma il canone è 1.700.000.000 di euro, quindi soldi dei cittadini che finanziano la propria TV pubblica di Stato, e la pubblicità che in questo momento è circa la raccolta sui 600-650 milioni di euro, quindi chiaramente un'azienda finanziata dal pubblico, e quindi il contratto di servizio, che è una partita fondamentale, deve essere scritto in nome e per conto e per tutelare tutti i cittadini italiani che pagano il canone e che finanziano la propria azienda. Quindi con il nuovo contratto di servizio dobbiamo essere tutti quanti su questo contratto vigili e dobbiamo pretendere dalla RAI, e sono contento anche che in audizione il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Antonio Catricalà ha detto che su alcuni punti sulla trasparenza lui sarà fermo nel contratto di servizio, e quindi questa vigilanza anche con tutti i commissari che sono in commissione hanno più volte ribadito che la trasparenza sarà davvero un faro. Quindi abbiamo un'opportunità, dobbiamo appunto vigilare, ma la commissione di vigilanza farà tutto ciò che è possibile, farà il suo lavoro in pieno in nome e in tutela di tutti i cittadini, ma i cittadini in questo momento devono avere un occhio ancora più vigile e devono comprendere qual è la partita che si sta muovendo in questo momento in vigilanza. Nella penultima commissione invece abbiamo ascoltato la dottoressa Andreatta, che è la responsabile, la direttrice di Rai Fiction, e durante l'audizione e in commissione ci ha finalmente svelato, anche se il consigliere Pilati in una delle audizioni ci aveva parlato delle Happy Five, le cinque società che raccolgono la maggior parte dei soldi che vanno in questo caso alle fiction, l'Andreatta ci ha detto le tre società quali sono e ci ha detto il budget, ci ha rivelato il budget annuale che va alle fiction, che in questo caso è di 194 milioni di euro. Questo solamente per dire che il lavoro fatto in modo costante, serio e caparbio, e quindi far rispettare quello che questa commissione davvero è, man mano porta i suoi frutti, e non ci fermeremo mai su nessun punto. Andremo avanti per rendere la RAI davvero una casa di vetro, una RAI totalmente trasparente all'insegna della tutela di tutti quanti i cittadini italiani. Questo è quello che sta facendo la Commissione in questo momento e questo è quello che farà. Attenzione, vigili tutti quanti insieme al contratto di servizio, che è una partita fondamentale.